Tutto come ampiamente previsto da diverse settimane nell'ultima giornata del campionato di prima categoria nel girone C. Vincono le squadre che avevano necessità di raccogliere punti e quindi di mantenere o migliorare la loro posizione in classifica, e tanto è vero che nulla cambia rispetto a quello che era stato detto precedentemente. Il San Nicola da Cris, già promosso dalla scorsa settimana, non aveva interesse a giocarci alla morte la partita contro il Borgia, difatti ha perso 2-0, mentre il Borgia aveva necessità di vincere la partita per mantenere la terza posizione. E allora la classifica finale vede, dopo il San Nicola da Cris già promosso, la Virtus Rosarno che vince la sua partita in trasferta a Badolato in seconda posizione, poi Borgia terzo, e al quarto posto rimane il Chiaravalle che, con la vittoria di oggi contro il Gasperina 4-1, mantiene la posizione rispetto al San Calogero Calimera, che vince l'incontro di Martelletto contro il Settingiano e però resta in quinta posizione, visto che il Chiaravalle ha una migliore differenza rete negli scontri diretti: 2-0 nella penultima di domenica scorsa a San Calogero, 4-1 invece all'andata a Chiaravalle, e quindi Chiaravalle quarto, San Calogero Calimera quinto. E quindi questi saranno gli accoppiamenti dei playoff: Virtus Rosarno contro San Calogero Calimera, Borgia contro Chiaravalle. Le due vincenti giocheranno la finale del girone e poi dovranno andare, la vincente ulteriore dovrà andare ad incontrare il bianco, la squadra seconda in classifica del girone D. Già qui si sa che non ci saranno playoff perché ci sono i punti di distacco tra il bianco che è secondo e la terza in classifica, e quindi il bianco aspetterà una di queste quattro squadre per sapere con chi giocarsi il terzo posto, il sesto posto, se diciamo la verità, perché quattro sono stati assegnati già direttamente alla fine del campionato, altri due verranno assegnati dagli spareggi tra le vincenti playoff girone A contro girone B e girone C contro girone D, quindi per un totale di 6 promozioni, visto che, come dicevamo ancora precedentemente, il San Luca oggi si è salvato. In coda alla classifica ormai sapevamo della retrocessione della Nuova Valle e dell'Academy Girifalco, che non riesce a vincere visto che si trovava in confronto con il Prasar, che aveva necessità di ottenere i 3 punti perché perdendo rischiava addirittura di essere trascinato nella zona play-out. Allora l'Academy Girifalco retrocede senza dover fare il play-out, avendo 12 punti di distacco dalla quintultima, che è il Real Montepaone, che per questo quindi si salva, mentre l'unico play-out che si giocherà sarà Real Mileto, Martelletto, Settingiano, le due squadre che oggi hanno ottenuto i punti necessari, 3-0 a tavolino per la mancata presentazione della Nuova Valle, mentre il Martelletto, come dicevamo prima, vince la propria partita, anzi perde in casa con il San Calogero, ma non aveva a questo punto necessità perché aveva già un punto di vantaggio sulla terzultima, e quindi sarà questo il play-out che si giocherà, l'unico play-out che si giocherà in questo campionato di prima categoria girone C.